Un'altra trasmissione. C'è l'onorevole Martina al telefono, segretario reggente del PD. Va bene? Eccoci, Eccomi qua. buonasera. Buonasera, allora. Prego. Mi dica. Io trovo che siamo di fronte ad un passaggio drammatico. E ho sentito delle parole adesso e anche prima incredibili. Consiglierei a Di Maio, a Salvini, di misurare le parole che stanno utilizzando in questo Si frangente riferisce delicatissimo. alla proposta di parlamentarizzare la crisi? Mi riferisco agli attacchi che hanno rivolto inauditi al Presidente della Repubblica, agli attacchi che stanno rivolgendo alle istituzioni democratiche di questo Paese, agli atteggiamenti che stanno avendo in un passaggio così delicato. Certamente mi riferisco anche a questa cosa che abbiamo sentito dell'utilizzo dell'articolo 90 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è stato anche in questo passaggio garante Articolo degli 90, italiani. ricordiamolo, mi aiuti lei, è la messa in stato d'accusa del Presidente, Sì, il giusto? Ok. Presidente della Repubblica è stato garante degli italiani in un passaggio così delicato e a lui va il nostro grazie e il nostro sostegno. E io credo che chi ha avuto dagli italiani un consenso importante come quello che è stato determinato il 4 di marzo, ha la responsabilità di farsi carico di una gestione differente di questo passaggio. In realtà abbiamo visto 80 giorni di campagna elettorale, ancora in queste ore, anziché ipotizzare soluzioni di governo all'altezza della situazione, stiamo assistendo all'ennesimo tempo di una campagna elettorale che per loro non è mai finita. Onorevole Martina, scusi se Io penso che questo sia molto grave verso l'Italia. Onorevole Martina, faccio a lei la domanda uguale e contraria, naturalmente, che ho fatto all'onorevole Di Maio. Cioè, c'è chi può sostenere che il centrodestra, in particolare Salvini, potesse avere la convenienza a non chiudere questo accordo di governo in vista di un eventuale maggior consenso elettorale nell'ipotesi di nuove elezioni a breve. Ma stanno giocando sulla pelle degli italiani, Fazio. Però è anche vero che Salvini ha detto con molta chiarezza in tutti questi giorni che il nome del professor Savona era un nome che non poteva essere messo in discussione. Quindi lei si Ma aspettava come l'esito che ha avuto la crisi? Salvini ha preso il 17% dei voti in questo paese il 4 di marzo, non può essere il padrone d'Italia, deve rispettare come gli altri le regole che la nostra Costituzione ci dà e la nostra Costituzione indica precisamente qual è il ruolo del Presidente della Repubblica e qual è il terreno su cui si può costruire, come è giusto che sia legittimamente un percorso di governo. La prevaricazione che hanno determinato Salvini e Di Maio, la Lega e i 5 Stelle in Ok, questo passaggio è senza che cosa precedenti. succede domani? Che cosa succede domani? Io mi auguro che vogliano riflettere delle cose che hanno detto fin qui e ricalibrare completamente contenuti e tono di questa reazione. Noi dobbiamo essere al servizio dell'Italia, dobbiamo sostenere lo sforzo che il Presidente della Repubblica ha fatto e farà anche nelle prossime ore, dobbiamo pretendere che queste forze si rimettano coi piedi per terra, la finiscano con questa propaganda pericolosa. Io sono molto preoccupato. Perché qui loro stanno giocando con i risparmi degli italiani, il destino di imprese, famiglie, lavoratori che attorno a queste questioni giocano una parte decisiva della propria vita. Allora possiamo avere tutte le opinioni differenti che è giusto avere nel dibattito politico, ma quando si tratta di dare certezze a questo paese, in particolare su questi temi, non si può scherzare. Non si può utilizzare sempre la clava della propaganda, perché il governo del paese è un'altra cosa. Il E quando Presidente. arrivi a immaginare l'impeachment del Presidente della Repubblica che ha seguito fedelmente la Costituzione degli italiani, sei oltre la soglia. Il Quindi io Presidente. mi auguro che loro Ma rientrino io nel libero confronto. ovviamente me lo auguro anch'io e mi pare che queste siano cose, insomma, che si dicono sull'onda di queste ore. Il Presidente Mattarella ha chiaramente espresso nel suo breve discorso
l'esigenza, addirittura il dovere, di difendere i risparmi dei cittadini e degli italiani esercitando una sua prerogativa, che è quella riconosciuta dall'articolo 92 della Costituzione. Mettiamola anche in un altro modo, Fazio, se posso dirla così. In questi anni le imprese, i lavoratori, le famiglie, tutti gli italiani hanno fatto sacrifici enormi per gestire un passaggio economico e sociale critico come quello che abbiamo vissuto. Ma è mai pensabile arrivare a questo punto, a giocare sulla pelle del Paese in questo modo una propaganda come quella che abbiamo ascoltato? Domani non si poteva trovare un terreno di equilibrio sulla base anche di proposte differenti, come ogni schieramento, certo, politico ha sempre fatto all'atto della Costituzione, di governi nel rapporto col Presidente della Repubblica. C'è la storia della nostra Repubblica a dirci che è accaduto anche in altri passaggi questo confronto, e si è sempre risolto con un punto di equilibrio in avanti, sulla base di quello che il Presidente della Repubblica indicava. Questa volta no. Il Presidente della Repubblica, che è certamente persona di grande equilibrio, ha indicato il nome di Cottarelli domani, convocato al Quirinale. Immagino che possa voler dire questo, che verrà a lui conferito l'incarico di provare a formare un governo. Lei sa qualcosa di più? No, so esattamente quello che abbiamo visto tutti di questa convocazione. Ascolteremo naturalmente nelle prossime ore quello che verrà detto. Per quel che ci riguarda, prima di tutto l'Italia per davvero, non solo sui manifesti di una campagna elettorale ad uso e consumo di una forza politica. Adesso c'è da dare una mano al Paese a uscire da uno dei passaggi più critici della sua storia recente, e io sono sconcertato dalla faciloneria con cui si sono utilizzati toni, aggettivi, temi ancora in queste ore. Ragionino su quello che stanno facendo. Ci si può confrontare da opinioni radicalmente differenti senza per questo inquinare il terreno di gioco fondamentale del dibattito democratico e delle nostre istituzioni. Non c'è dubbio. Trovo che quello che è accaduto sia di una gravità enorme anche da questo punto di vista. Non c'è dubbio in questo senso, ripeto, naturalmente non si può che esecrare addirittura ciascuna di quelle parole assurde, vergognose e violente che sono state rivolte sui social al Presidente della Repubblica, insomma cose che inimmaginabili, insomma, inimmaginabili. Grazie. Assolutamente sì. Grazie onorevole Martina, grazie.